Nell'auto avevano tutto il necessario per rubare in qualche abitazione o azienda della zona, ma quando hanno visto i lampeggianti di una pattuglia della polizia locale hanno perso il controllo dell'auto schiantandosi su un cordolo. Si sono poi dati alla fuga in quanto l'auto era diventata inutilizzabile. È successo mercoledì 25 ottobre all'isiera di Bolzano Vicentino, poco dopo le 20, durante un'attività di controllo della polizia locale. La pattuglia, stando al racconto, stava percorrendo via della ferrovia, direzione via Acque. Giunti all'intersezione con via Fermi, gli agenti hanno notato che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo un Alfa Romeo che, alla vista dei lampeggianti, andava ad urtare contro un cordolo, perdendo la ruota anteriore e sinistra. Il conducente e il passeggero dell'Alfa, vista la malparata, hanno abbandonato l'auto in mezzo alla strada. Gli accertamenti eseguiti sull'auto hanno consentito di appurare che il veicolo, precedentemente intestato ad un uomo di 52 anni residente a Milano, era stato radiato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico. All'interno dell'auto, gli agenti hanno trovato un borsone contenente un flessibile industriale, un cavo elettrico, un cannocchiale, torce, LED, batterie, grossi cacciaviti. Pochi dubbi, insomma, su quali fossero le intenzioni della coppia.